Salve, sono Lucio Salemi, ideatore di questa struttura umile che voi state visitando. E in questo posto un vecchio mattatoio in disuso da 20 anni, la comunità di Termini Imerese, capitanata dall'attuale sindaco, dottor Salvatore Curafato, mi ha dato la possibilità di coronare un sogno, quello di riportare o di creare un museo dedicato alla Tarda Flora, magari all'antica del mondo, proprio a Termini Imerese, che era un po' il quartier generale all'inizio del secolo scorso di questa grande storia siciliana. Ovviamente la scommessa qual era di Vincenzo Florio? Quella di portare appunto questo nuovo mezzo su un percorso che da millenni era stato percorso, scusate il pasticcio di parole, solo dalla trazione animale. Se riesce, otteniamo un'accelerazione, una rapiditas nel contesto generale dell'economia. E non ultimo, aumentiamo lo spirito di libertà della gente, perché era mirata a questo, cioè la tecnologia testata su quelle strade che poteva aumentare la libertà di movimento dell'uomo, quindi determinando l'accelerazione. Tutto questo ovviamente ha creato un interesse importante a livello globale, proprio perché lo spirito era quello di dimostrare al mondo che avevano il miglior gruppo, la miglior tecnologia e la migliore organizzazione. E tutto questo ovviamente determinava una crescita del territorio stesso. Stavamo crescendo, esattamente quello che voleva Vincenzo Florio, per un mondo migliore, mirato poi sicuramente all'ecologia, perché ottimizzare un'opera ingegneristica come questa, riuscire a vincere su un percorso di 1000 chilometri, è ecologico. Quindi questo era l'obiettivo, quello di crescere per migliorare alla fine l'ambiente, per migliorare la qualità di vita, per migliorare un po' tutto. Farò una confidenza: la mattina quando arrivo qua io apro il garabro qua alla Serranda e saluto questo gioiello che è veramente spettacolare. Questa è un Alfa Romeo 33/3 che nel 1971 con Nino Vaccarella e Toine Edzemans ha battuto la squadra Porsche che vinceva la Targa Florio da 5 o 6 anni di fila. Quindi una tecnologia italiana che riusciva a competere col mondo intero. Questa è l'estrema, come dire, il massimo della tecnologia che poteva essere, come dire, guidata sulle strade di tutti i giorni. Ancora siamo in tempo per non essere ricordati, quelli del 2000, di aver distrutto il pianeta. Ancora siamo in tempo. Quindi tutti quanti dobbiamo cominciare a ragionare seriamente su un discorso di ecologia, su un discorso di rispetto dell'essere, del pianeta, dagli animali, alle piante, all'aria che respiriamo. Perché a chi sta inquinando il pianeta, vorrei dire che se domani dovesse mancare l'ossigeno, mancherà anche per lui. Il pianeta si salverà, sono sicuro che si salverà, però così, andando così, mi pare che abbiamo grosse difficoltà. Cioè non possiamo vivere Milano, Palermo, in una città dove trionfa l'automobile, ahimè, no? Dove tutti sono in macchina e tu non puoi aprire il finestrino, non puoi respirare. Quindi bisogna pensare a questo. E la tecnologia italiana, ecco, deve essere mirata a quello, a dare, come dire, fare da traino per fornire il mondo di tecnologia vera mirata alla salvaguardia del pianeta.